Ok, avrete senz'altro tutti quanti riconosciuto uno dei brani più celebri dei Camaleonti, ovvero L'ora dell'amore, brano che ho voluto riproporre e proprio per ricordo del cantante scomparso da pochi giorni da Tonino, che si chiamava Tonino. Allora, questo brano è tutto in un bellissimo brano, tutto in fa maggiore. Quindi ruotano gli accordi intorno alla tonalità di Do maggiore, eccetera, e di Fa maggiore, quindi il Fa, il Re minore, il Sol, eccetera. Allora, com'è l'introduzione? Abbastanza semplice. Si parte con un Fa che noi andiamo a fare soltanto il Do e il Fa. E si raccomanda le prime due battute almeno di contare. Perché? Perché quando alla seconda battuta fa questo deve entrare insieme per poi andare alla terza battuta a tempo. Quindi per fare questo, allora, la prima battuta noi contiamo con la sinistra 4 volte Do Fa, quindi 1, 2, 3, 4. Poi passiamo a Do Mi bemolle, quindi 1, 2, 3, 4 e poi Re minore, triade 1, 2. Ok? Quindi sarà qui Si, La, Sol, La, quindi 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Sull'1 della terza battuta finiamo qui. Ok? Quindi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E qui inizia proprio il brano. Allora, questa terza e quarta battuta come la facciamo? Da Re. Allora, sulla destra facciamo Fa, Sol, La, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Si. Mentre con la sinistra facciamo Re minore, quindi mettiamo Si e Fa, sarebbe un Sol molto ridotto anche questo. Ok, quindi da Fa. Poi quando qui facciamo, qui mettiamo Do Mi, poi Si Re, poi Si bemolle e poi in questa maniera quindi, quindi partiamo da Re, faccio pianissimo, ok, estremamente semplice direi, più semplice di così. Allora, poi si parte il brano, adesso lo faccio sentire un paio di battute e poi vi spiego. Da molto tempo questa stanza alle persiane chiuse non entra più luce qui dentro. Il sole è uno straniero. Ok, prima di iniziare qua vi spiego come ho fatto queste due battute. Molto ma molto semplice. Si parte con un Fa, io faccio il Sol, la solita alternanza fra Do, Fa e La, e qui il Fa. Da molto tempo questa stanza. Dopodiché metto il Sol settima, ovvero Si, Re, Fa, la settima e il Sol di qua, e qui metto solo Re e Sol. Questa stanza. Poi c'è Fa, Mi, Re, questa scaletta Fa, Mi, Re, per introdurre Sol minore settima, che prendo in questa maniera, Si, Re, Fa, qui il Sol lo prendo quando faccio così. Quindi ripartiamo dal Fa maggiore. Da molto tempo questa stanza Sol settima, scaletta Fa, Mi, Re, Si, alle persiane chiuse. Ok, quindi un il motivetto, no? Iniziale Si, La, Sol e ritorniamo sul Fa. Ok, molto semplice, quindi non entra uguale più luce qui dentro, il solito Sol settima. Allora qui lo stacchetto è Re, Fa, Mi, Si, per introdurre sempre il Sol minore settima. Il sole è uno straniero, di nuovo sul Fa. Poi una pausa e ok, ripetiamo. Allora, da molto tempo questa stanza alle persiane chiuse
quindi fa, mi, re. Il re di qua lo prendiamo con questa maniera, quindi la faccio prima e poi ve la spiego. È lei che mi manca. È lei che non c'è più. Allora, come l'abbiamo fatta questa? Molto semplice, una volta che facciamo sul re, re minore. È lei che mi manca, sol minore, qui prendo sol e sol, qui si, re, sol. Quindi è lei che mi manca. Poi faccio si, re, sol, fa, per introdurre di nuovo il fa. Quindi di qua e qui facciamo do, mi, sol, do, si, la, sol, per introdurre la frase successiva. Ok, rifacciamo da molto tempo, dall'inizio, insomma, non, senza l'introduzione. Da molto tempo questa stanza ha le persiane chiuse. Sol, vabbè, io ho messo la settima non serve qua, quindi sol, sol, si, re, sol. Quindi l'orologio della piazza, re, fa, mi, il solito sol minore, settima, ok? Ha battuto la sua ora, di nuovo fa, poi do, re, mi. Lo facciamo questo pezzo e poi ve lo spiego. Tempo di aspettarti, è tempo che ritorni, lo sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. Vabbè, oh, qui ripete come l'introduzione. Allora, come si fa questo? Partendo da do, re, facciamo prima la destra, fa, è tempo, vado un'ottava sotto con la voce, sennò fra un po' non parlo più. Aspettarti, quindi da fa a si bemolle, quindi si, re, fa, metto anche l'ottava. Allora è tempo di aspettarti, è tempo, quindi da si bemolle, sol settima, facilissimo, perché lasciate il re fa e qui scendete qui al fa naturale e qui al sol. Quindi da fa è tempo di aspettarti. Andate sul do, lo sento, la settima, lo sento, sei vicina, re minore, e allora ritorniamo sul si bemolle, si, la, si, la. Ok, mentre sulla destra ancora più facile, perché prendiamo le ottave, quindi dopo prendo fa e si bemolle di aspettarti, è tempo, qui prendo sol e re, è tempo che ritorni, qui do mi, vedete, lo sento, qui prendo solo la e mi, lo sento, sei vicina, qui rimetto il re in ottava, vicina, e allora si bemolle come prima, dell'amore. Abbastanza semplice, rifacciamolo da qua. L'orologio della piazza ha battuto la sua ora.
come il sopra, eh. Poi qua riprende l'altra strofa, è uguale, stesse note, ma cambiano le parole. Il vuoto della vita sol settima, sol minore settima, è grande come il mare fa. Da quando se n'è andata re fa di sol minore settima, io non l'ho vista più di nuovo fa. Re, è lei che mi manca, di nuovo fa. Vado un'ottava sotto, eh. Io no, che non l'ho persa, mi aspetto che ritorni, lo sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. E poi ripete qui a un certo punto, io no, ripete la parte di sopra, no? Come è tempo di aspettarti, quindi stesse note, quindi quando fa. È tempo, no, io no, scusate però, io no, che non l'ho persa. Ritorna sul si bemolle, l'ora dell'amore, e allora poi va su re, l'ora, e questa è la finale. Adesso lo rifaccio tutto da capo perché ho fatto varie interruzioni, perché mi confondo anche io certe volte, vado su, vado giù con le parole e perdo le note. Allora, rifacciamola tutta da capo senza interruzioni, così vediamo nell'insieme come viene, ok? Persiane chiuse, non entra
Penso di avervi detto tutto, non fate caso alla voce, eccetera. Chiaramente ho evitato arpeggi e cose, difficoltose, ho cercato di riassumere, se poi non fate così potete anche farlo così. Da molto tempo questa stanza. Però magari questi stacchetti bisogna farli, se no, e soprattutto l'inizio. Qui contare uno, due, tre, quattro. Importante, ma poi fate pure a orecchio. Ok, penso di avervi detto tutto, ci rivediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi e arrivederci.